Pietro, buongiorno. Buongiorno. Sei uscito te e ha segnato l'Avellino. Coincidenza sfortunata, diciamo così, ma tu hai fatto 0-0. No, beh, questo purtroppo è arrivata la sconfitta che ci fa male, perché dopo Carpi, che avevamo fatto una grande gara secondo me, avevamo perso, volevamo riscattarci, non siamo riusciti a fare quello che avevamo provato in settimana. I motivi li analizzeremo in settimana e poi cercheremo di rifarci subito venerdì con una gara importante. Per quanto mi riguarda, non sono riuscito neanche a vedere il gol in diretta, perché sono uscito e subito sul calcio d'angolo è avvenuto il gol, ma è stato un episodio sfortunato e mi dispiace molto, perché secondo me un pareggio alla fine era il risultato più giusto. In un certo senso però il mister vi ha rimproverato di non aver velocizzato la manovra come sapete fare, si era dati un po' ai ritmi che voleva l'Avellino, anzi qualche volta magari anche sul ritmo andando in difficoltà proprio contro di loro. Come mai secondo te? La motivazione sinceramente non è facile da scoprire, perché abbiamo giocato ai loro ritmi e li abbiamo agevolati molto. Sapevamo, ne avevamo parlato in settimana, che se acceleravamo, andavamo in velocità, li mettevamo in difficoltà. Si è visto nelle azioni che abbiamo fatto, quando abbiamo messo palla a terra, abbiamo velocizzato l'azione, siamo arrivati davanti al portiere anche in maniera abbastanza facile. Non siamo riusciti a farlo costantemente durante la partita, appunto, come ho detto prima, il motivo lo analizzeremo col mister durante la settimana. Avevamo preparato la partita in un modo, purtroppo non siamo riusciti a farlo in campo, però l'atteggiamento è sempre quello di provare a vincere in ogni campo. Non è facile ogni domenica andare a 1000 all'ora, quindi è stato secondo me un incidente dove non siamo riusciti ad andare come abbiamo dimostrato di fare nelle prime partite. Adesso venerdì abbiamo una battaglia e cercheremo di ripartire alla grandissima. Ecco, a livello difensivo, visto che tu eri impegnato lì, potevano esserci attaccanti di tutt'altra stazza, di tutt'altro modo di giocare, Moculo, Ardemagni, insomma, o Castaldo. Invece vi sono capitati giocatori di caratteristiche diverse, anche rapidi, che magari sono anche più imprevedibili forse. Certo, magari davano meno punti di riferimento, essendo nessuno dei tre un attaccante centrale. Cioè, come i tre attaccanti non penso che ci abbiano messo molto in difficoltà, perché alla fine le loro occasioni sono venute o su calci piazzati o da due tiri da fuori. Però diciamo che, a differenza di, come ha detto, Ardemagni, Moculo e Castaldo, si muovevano un po' di più, magari avevano un po' meno esperienza, però per quanto riguarda la velocità e rapidità magari potevano dare qualcosa in più, ma non credo che ci abbiano messo molto in difficoltà. Ecco, l'esordio da titolare, chiariamo subito cosa ti è successo, perché ti abbiamo visto uscire di colpo, purtroppo non ce la facevi più a continuare. No, purtroppo mi sono presi i crampi al polpaccio, quindi ho provato uno o due minuti a restare in campo, ma proprio mi faceva male la gamba e non riuscivo a correre, potevo essere solo che un problema. Mi dispiace, perché avrei voluto finire tutta la partita, visto che era tanto che non giocavo, però devo migliorare negli allenamenti, andare ancora di più e così riesco poi a dare il massimo in campo, anche per tutti i 90 minuti. Ecco, come ti sei trovato con Terzi? Diciamo che tu, siete due sinistri, lui si è adattato più a destra, diciamo, come posizione centrale, però ho notato un certo affiatamento, ecco, vi siete capiti al volo. Sì, beh, Claudio è un giocatore, secondo me, uno dei difensori più forti della Serie B, e non solo, è un giocatore molto forte, può giocare sia a destra che a sinistra, perché è bravo con tutti e due i piedi. Mi ha aiutato molto in campo, come lo fa durante gli allenamenti, e ci siamo trovati bene. Alla fine non siamo quasi mai andati in difficoltà su azione. Devo ringraziarlo, perché è veramente un ottimo compagno di reparto e aiuta sempre sia in campo che fuori. Ecco, cosa può essere successo allo Spezia, te che la vivi da dentro, che
stranamente è mancato un qualcosa in più per appunto per sembrare lo Spezia, perché tutti noi siamo rimasti un po' tra virgolette sorpresi, però tu hai già detto prima venerdì ci aspetta una partita, non vediamo l'ora di... Sì, non vediamo l'ora di rifarci, perché sappiamo che è stato un incidente di percorso, può capitare nell'arco di un campionato lungo come la Serie B. E non siamo preoccupati, però siamo consapevoli di non aver fatto una bella partita e dobbiamo subito appunto rifarci per dimostrare che le nostre qualità e la nostra grinta, il nostro affetto per la maglia, perché siamo sempre andati molto forte, molto aggressivi. È stata una partita diversa dalle altre, dobbiamo subito rimetterci in riga proseguendo tutto ciò che di buono abbiamo fatto nelle prime partite. Conti di esserci contro il Brescia e dell'attacco bresciano, cos'è che vi inquieta un po' di più particolarmente? Sì, sarò a disposizione, perché alla fine ho avuto solo i crampi, quindi per il resto va tutto bene. E l'attacco del Brescia sappiamo che può contare su giovani molto forti come Morosini, ma anche su esperienza che di Caracciolo, che è un giocatore molto forte e di categoria molto importante. Quindi dovremmo stare attenti e niente, dobbiamo fare la fase difensiva di squadra come abbiamo sempre fatto e poi metterci tutto il 100% e faremo una grande gara. Ecco, ad Avellino ti abbiamo visto anche fare l'assist, hai fatto un lancio per Nenè che per un soffio non ci è arrivato, forse è stata una delle azioni più pericolose del secondo tempo. Sì, dai, peccato, perché è stata veramente questione di centimetri, se no Neno se la toccava lì, saremmo portati in vantaggio, poi la partita sarebbe cambiata. È stato un peccato, però speriamo che Neno ha già fatto tanti gol, ne farà altrettanti. È stato un episodio sfortunato, perché per pochi centimetri poteva cambiare tutta la partita. Ecco, guardando il calendario sono partite difficili ma anche stimolanti, perché ora sono tutti avversari tra virgolette importanti. Sì, in Serie B diciamo che non ci sono mai partite facili, perché tutte lottano per qualcosa, perché è un campionato molto bello e entusiasmante fino in fondo. Adesso ci aspettano delle partite difficili, ne giochiamo due in casa di fila, speriamo di fare bene davanti al nostro pubblico e di portare a casa più punti possibili. Peraltro il Brescia nelle ultime due trasferte ha fatto 5 gol, 3 gol contro il Cittadella e 2 a Verona, quindi certamente sarà una squadra da tenere in considerazione, però credo che vi siate già detti anche nello spogliatoio, magari dopo la partita di Avellino, insomma qualcosa per cercare di ritrovare un po' quelle caratteristiche che vi hanno fatto fare quel primo tempo veramente eccellente contro il Carpi, direi. Sì, il primo tempo di Carpi è stato caratterizzato da velocità, aggressività e l'abbiamo messo molto in difficoltà. Come ho detto, non siamo riusciti a ripeterci ad Avellino, ma dopo la partita ci siamo parlati, abbiamo detto che è stata una partita strana, noi dove non siamo riusciti a dare la nostra mentalità di gioco, e quindi di chiudere lì la sconfitta, ripartire subito e dimostrare che le nostre qualità, la nostra identità di gioco sono quelle che abbiamo dimostrato nel primo tempo di Carpi, ma anche nelle partite precedenti. Sei soddisfatto, diciamo, di come sta andando per personalmente, diciamo, questa prima parte della stagione, allenamenti e tutto, insomma, ti senti a tuo agio, insomma, con il resto dei compagni anche? Sì, certo, mi sento dentro il gruppo, siamo un bel gruppo fatto da giovani giocatori un po' più esperti, siamo molto affiatati tra di noi, almeno personalmente mi trovo molto bene con il gruppo. E durante gli allenamenti le cose vanno bene, siamo affiatati e niente, per il resto mi trovo bene qua, mi sento a casa. La tua ex squadra tutto sommato non sta facendo male in questo inizio di campionato, dove le neopromosse, Benevento in particolare, diciamo, stanno andando veramente bene, poi ci sono le retrocesse, insomma. Lo Spezia rimane superato proprio in questa settimana dall'Entella rispetto al campionato dell'anno scorso, sono le due squadre che sono lì diciamo più in alto, per il resto stanno faticando un po' tutte quelle che erano protagoniste l'anno scorso.
Sì, si stanno rivelando molte sorprese, tra cui tutte le neopromosse stanno facendo molto bene. Sono contento per i miei ex compagni che stanno facendo un buon campionato, ma ne ero consapevole perché sono una buona squadra. E per il resto sappiamo che il Verona, che è sceso dalla Serie A, è la favorita numero uno per ritornare in Serie A. Per il resto sarà un campionato combattuto e speriamo di fare di dare il nostro meglio per arrivare più in alto possibile. Grazie Pietro. Prego.